Adesso accendo anche l'altra luce grande. Sofì, indovina che giorno è oggi, Sofì? Sofì, sveglia. Oggi è il primo giorno di scuola. C'è la scuola stamattina, Sofì. Sono finite le vacanze estive. Devi andare a scuola. In quinta elementare. Sofì? Sofì, ci sei? Sofì, facciamo tardi, eh? Ti devi alzare. Amore, dai, almeno apri gli occhietti. Sofì, ti devi alzare subito. Vediamo che ore sono. Sono le 6:25. Ti devi alzare. Pronto? Sofì! Toc, 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 toc. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Ti hanno punto sull'occhio. Una brutta zanzarona. Sofì. Sofì. Brava, apri gli occhi. Apri. Dai che ce la fai. Sofì. Se non ti svegli adesso, faremo tardi a scuola, il primo giorno di scuola. Non vogliamo fare tardi proprio oggi, vero? Dai, sveglia! Adesso ti giro come un salamino. Su, 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 su. Così magari riesci a fare colazione e mangiare dei biscottini. Ci sono quelli buoni che ti piacciono, dai. Brava. Dai, svegliati subito, Sofì. Sofì sta dormendo nel lettone matrimoniale perché oggi con noi c'è la nonna Rosy. Che dorme nel mio letto. Esatto, quindi Sofì ha ceduto la sua cameretta alla nonna Rosy. Ogni volta che c'è la nonna Rosy qui a casa nostra, Sofì dorme con me. E a me fa molto piacere, però adesso dobbiamo mettere l'acceleratore, forza, forza, forza. Ehi tu, Estrellitas, sei già sveglio, sei già sveglia? Sbrigati, alzati anche tu, perché farei tardi a scuola. Sicuramente la tua mamma ti sta svegliando come io sto svegliando Sofì. Dai Sofì, facciamo vedere a tutti che ti alzi, perché qui stiamo facendo veramente tardi, eh? Poi diventa anche noioso questo video di te che non ti alzi. Allora, oh, eccola qua, il salamino che si rotola e cade giù dal letto. Molto bene, molto bene. Vai subito a sciacquarti la faccia e pronti. Quanti anni hai, Sofì? Vediamo se stai capendo cosa succede in questo momento. 9. Quanti anni hai? 9? 9 e mezzo, quasi 10. Sì, quasi 10. Perché l'11 ottobre 2012 tu farai 10 anni. Ma come devo fare le riprese io? Giù, dall'alto? Buongiorno, buongiorno. Tu hai quasi 10 anni e andrai in prima elementare. Giusto? No, in quinta elementare. Ah, in quinta, scusi. Ah, allora lei si ricorda, sta capendo cosa succede nel mondo. Bene, bene. Andiamo, forza! E qui chiudiamo la porta. No, mi taglio l'apparecchio. Sì. Ah, ti togli l'apparecchio, allora possiamo vedere. Scusate il disastro che c'è in bagno, ma noi siamo appena tornate dal Messico. E abbiamo ancora tutto in giro, anche le valigie di là. La casa è un disastro, ma non fa niente. Noi siamo atterrate con l'aereo dal Messico per andare a scuola, giusto? Ecco, togliamo l'apparecchio, spieghiamo un po' cosa succede qui. Si mette nel bicchierino con l'acqua, ci si lava le mani e poi si prende la pastiglia, benissimo. Apparecchio, si apre, si mette dentro e si fa il bagnetto. È il bagnetto all'apparecchio. La faccia l'hai lavata?
Devo lavare in un secondo. Allora, laviamo la faccia. Ecco qui che ci sono due Sofie, una nello specchio e una, tutte e due addormentate. Forza, forza, forza! Ok, vediamo questa faccia. Già diversa, dai. Allora, adesso correre a vestirsi. Devi prima andare in bagno. Dai, dai, vai in bagno così vediamo come si fa. Che c'è? Che c'è? Devo andare via? Va bene, io vado. Ciao! Eccoci qua, ti sei già messa la maglietta. Qui ci sono i pantaloni che abbiamo preparato ieri sera. Allora, scegli, Sofì. Pantaloni rosa, pantaloni azzurri, diciamo sotto il ginocchio, oppure vuoi mettere quelli corti blu? Cosa sceglierà Sofì? E soprattutto, Estrellitas, voi come vi state vestendo questa mattina? Questa mattina farà un po' più freschetto, ma poi dopo diventa caldo. Mi consigli i pantaloncini o i pantaloni sotto le ginocchia? Io metterei quelli un po' più lunghetti, però va scelta tua. Vesti. Va bene, allora vestiti veloce e ci rivediamo qui fra qualche secondo. Tanti di questi giorni tranquilli. Ecco qui con noi la nonna Rosy. Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sono molto emozionata, come se fosse io a dover andare a scuola. E questo è un giorno molto importante. Primo giorno di scuola. Stamattina siamo di frettissima. Prendiamo il latte. Un pochino per Sofì. Forno microonde per far veloce. Devo andare a buttare questi. Pure la spazzatura vi facciamo vedere nel video. Estrellitas, ma è normale questo? Perché nel fondo della mia cartella c'è sempre della carta. Che hai fatto? Hai svuotato la cartella? Ma sì. Avevi già preparato la sacca ieri sera? Ma no, voglio la cartella. Vuoi la cartella? Allora aprila bene. Questa è la sacca che Sofì aveva preparato ieri sera per non fare tardi la mattina. Ma visto che a me piace fare tardi, facciamo anche lo svuotamento alla mattina. Voi, Estrellitas, avete già preparato tutto ieri sera, la sera prima del giorno di scuola? Oppure state facendo delle operazioni come Sofì? Mettiamo tutto in cartella, ecco qua, tutto pronto, va bene. E con l'astuccio? Ah sì, mi sono dimenticata, l'altro astuccio con la matita così non l'ho trovato. Oh mamma, adesso me lo dici? Dai, 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 dentro, dentro, dentro. Adesso ti do una matita, la gomma c'è almeno? Cosa? No. Neanche la gomma, dai, sbrigati. Ma non trovo il vecchio astuccio. Lascia lì, vai a fare colazione 5 minuti, se no non ce la facciamo. Abbiamo, cosa abbiamo qui a colazione? Dei biscottini? Ah, Ringo, che sono tra i tuoi preferiti, pucciatina nel latte e gnamete! Allora, queste sono le operazioni che fa Sofì. Non capisco perché deve smembrare questi poveri biscotti. Io sta cosa, scusate, ma non l'ho ancora capita. Ciucciamento di dita, benissimo. E poi sto povero biscotto, niente, viene tutto svuotato della sua cremina. Massacrato. Bianca, massacrato al massimo, perché questa cosa, io al mattino mi devo ricordare di non metterti questi biscotti. No. Perché sennò si fa un cinema e si perde anche tempo. Ecco, niente, tutti li aperti. Cioè, Estrellitas, ma vi rendete conto? Cioè, Estrellitas, mangiate anche voi in questo modo? Comunque adesso mi devo mettere una maglietta anch'io che dobbiamo telare, cioè scappare a scuola che abbiamo anche la nonna Rosy questa mattina con noi. Ma prima vi salutiamo al primo giorno di scuola. Questo video ovviamente lo stiamo girando oggi, quindi lo vedrete, non so, nei prossimi giorni.
E allora ci presentiamo. Voi avete visto che ci siamo svegliate presto, ma arriveremo tardi, me lo sento. Viene l'ansia. Hola, estrellitas! Io sono Sofia e lei è Moni. Insieme siamo... Las Lunas! Allora, se non sei ancora un'estrellita, una stellina, vuol dire stellina in spagnolo, noi siamo le due lune e voi siete le nostre estrellitas, stelline. Allora, se sei già, bentornato, e se invece non sei ancora iscritto, iscriviti! Clicca la campanella e lasciaci un like se anche a te lascia un like se non ti piace andare a scuola, ok? Vediamo se saranno tanti o pochi like, perché non so se a voi piace andare a scuola, ma Sofì stamattina non ha molta voglia, vero? Ok, ora l'ho riempito. Ma chi se ne importa di sta cosa? Cioè, no, lo smembramento, che cosa è successo? Cioè, prima lo svuota, poi lo rimette dentro, cioè rifà i biscotti da capo. Va bene, allora facciamo un appello alla casa madre, produttrice di questi biscotti, che se volete che ve li risvuoti e ve li rimonti, lei è disponibile. Ok, va bene, va bene. Buona colazione a tutti! Supereroe! Finisci la tua colazione che adesso dobbiamo metterci le scarpe e uscire! E i denti? I denti, sbrigati, ti devi lavare i denti! Veloce! Tutto d'un fiato, fai finta che sia una medicina! Dai, facciamo finta! Dai! Iniziamo bene stamattina. Poi in macchina Sofì vi racconta, perché c'è una novità grossa sulla scuola di Sofì che non ce l'aspettavamo. E soprattutto io come mamma sono rimasta scioccata di questa cosa, ed è una novità che neanche voi vi potete immaginare su che cosa è successo a Sofì per il primo giorno di scuola, ma non solo a Sofì, a tutti i suoi compagni di quinta elementare. Allora state con noi, rimanete con noi, perché fra pochissimo ne scoprirete delle belle. Spazzolino elettrico, perché in vacanza abbiamo usato solo lo spazzolino normale e adesso ci vuole una bella ripassata. Poi il bicchierino è molto utile soprattutto per risparmiare acqua e non lasciare il rubinetto acceso tutto il tempo. Dentifricio, benissimo. Bagnetto e si inizia. Non so perché, ma io ho la sensazione che siamo in ritardo. No, dai. Allora nonna, tu vai in ascensore e noi andiamo per le scale, sì? Bisogna guardare l'orario. Andiamo in garage. Saltare su in macchina, forza nonna, nonna sì, Rosy, sì, dai, veloce. Ok, stiamo ufficialmente uscendo da casa. Adesso sono un po' in ansia, non perché sia tardissimo, perché sono le 7:15, ma più e che altro... Io a scuola devo entrare alle 8:05. Sì, non so se si è sentito, Sofì dice che bisogna entrare alle 8:05. Però non è tanto questo, è il fatto che c'è sempre una confusione pazzesca con il parcheggio. Allora, estrellitas, io non andrò in quinta elementare, andrò alla prima media. Cioè, lo so che non state capendo niente, ma nel senso che io sarò in quinta, farò la quinta elementare nello stesso momento la prima media. Allora, nell'inteso che io farò la quinta elementare, però dentro alla scuola delle medie con i miei compagni. Perché ci hanno spostato dall'altra scuola? Perché non c'era più spazio per noi, per noi. Non è che non c'era più spazio, la volevano buttare fuori, a lei e a tutti i suoi compagni. Non li sopportavano più, li volevano buttare fuori dalla scuola. Non è vero. Era uno scherzo, Strigitas, non è vero che li volevano buttare fuori. Però abbiamo questa grossa novità. Ma vi rendete conto praticamente l'ansia di andare già in prima media?
Facciamo gli auguri a tutti voi che andate a scuola oggi e anche a quelle strigitas che vanno in prima media o che cambiano scuola. Sono un pochino emozionata, sono curiosa di vedere la scuola delle medie. Sono molto, ma molto, ma molto curiosa. Di sicuramente chi andrà in prima media cambierà tutto, perché cambierà la scuola, cambieranno i compagni, cambieranno le maestre. Invece io vado nella scuola delle medie in quinta elementare, che avrò gli stessi compagni, le stesse maestre, e anche alle medie si imparano cose diverse, cioè cose più difficili. Dobbiamo cercare il parcheggio. Siamo arrivati prima, io direi di parcheggiare qui. Ah, ecco, parcheggio. Eccoci arrivate. Nonna Rosy, sei emozionata? Molto, moltissimo. È più emozionata la nonna di Sofì? Ce la facciamo, sì, esatto. Operazione cartella in spalla e andiamo. Oh, ma che freddo fa stamattina! Noi siamo appena scese dall'aereo, un po'... praticamente dal Messico. Siamo c'è appena... un po' di freddo. Scusa, ma sto parlando, ma non mi fa parlare, ma io non lo so. Sto dicendo che noi siamo appena arrivate con l'aereo dal Messico, praticamente siamo appena arrivate da pochissimo tempo, e già siamo a scuola, ma non solo. In Messico faceva un caldo pazzesco e qui al mattino fa freschetto. Un po' freddino. Allora, facciamo vedere, Sofì, dove siamo. Qua davanti alla scuola delle medie. Oh, mamma! E qui ci vanno i bambini grandi, più grandi di te. Tu sarai la più piccoletta insieme ai tuoi compagni della scuola, perché ci sono i bambini di prima media che già sono i più piccoli di tutti, ma quest'anno ci siete voi di quinta elementare che sarete ancora più piccolini. Va bene, allora adesso abbiamo fatto questo giro per far vedere la scuola nuova, ma adesso dobbiamo andare da quella parte, Sofì, di là. Andiamo. Eccole qua, le due bambine che vanno a scuola, cioè volevo dire, una è la nonna, è quasi, Sofì è quasi alta come la nonna, però la nonna non è una bambina, è la nonna. Ma Sofì la sta quasi raggiungendo, quindi sono praticamente alte uguali. La nostra nonna Rosy! Ma cosa dici tanto su di me? E dico che mettetevi vicine. Scusate, magari ti fanno entrare anche a te, nonna Rosy. Adesso ti mettono in fila coi bambini. Che dici? Figuriamoci. La volete la nonna Rosy in classe? In questo momento ho i tacchi. Ah, pure. Va bene. Scusate, ma a me questa cosa che stiamo andando alla scuola delle medie mi emoziona un pochino. Allora, visto che poi Sofì, lei non lo dice, non la mette, ma si vergogna di me, che io la sbaciucchi davanti agli altri, allora adesso io la sbaciucchierò. Non mi vergogno! Allora vediamo. Guarda che ti ho lasciato il bacio, adesso vai così. Vai così a scuola davanti a tutti. Cosa fai? Ti togli il bacio della mamma? Ma dov'è il rossetto? Che adesso tanto. Sembri truccata, guarda. No, sembri mai. Truccata da un lato e invece dall'altro no. Con la saliva, guardate cosa ha fatto. Me la sono tolta. Guarda la nonna che ti pulisce meglio. Se vuoi ti sputo un po' in faccia, che dici? Funziona, eh? Andiamo, dai! Me la sono tolta. Ma qui siamo arrivati. Me la sono tolta. Sì. Allora, voi dovete sapere, strigitas, che noi, io sono una ritardataria cronica e Sofì pure lei ci mette del suo bel tempo, ragazzi. Diciamo che siamo tutte e due ritardatari, perché tu... Ma stamattina sei stata veloce, devo dire, ti devo fare i miei complimenti. Allora, siamo arrivate per prime, non c'è nessuno, perché avevamo talmente paura di fare tardi, di non trovare parcheggio. Ma non è che abbiamo sbagliato scuola? Mi viene l'ansia. No, oh, è questa è la scuola, no? Cioè, controlliamo la via. Scusate un attimo. Interrompiamo questa trasmissione del primo giorno per cercare di vedere la via. Mica che abbiamo sbagliato tutto nella vita. Ma che ore sono? Scusate.
7:31. Dobbiamo essere a scuola alle 8:05. Allora, cioè, non si può fare questa cosa. O arriviamo tardi o arriviamo presto. Adesso controlliamo se è giusto. Controlliamo la via. Allora, interrompiamo questa trasmissione. Okay. Ci vediamo fra pochissimo. Ciao! Ok, abbiamo controllato la scuola. È giusto o non è giusto? È giusto. Siamo solo arrivate praticamente 35 minuti prima. Però poi ci hanno rincuorato che sono arrivate altre due bambine con la mamma. Sono arrivate e non siamo da sole, vero nonna Rosy? Eh sì, fortunatamente, altrimenti eravamo marziane. Siamo in compagnia, quindi non siamo le uniche pazze, sappiatelo, ma ci sono delle altre bambine che tra l'altro sono delle Stray-Itas, le abbiamo trovate pure qui. Allora vi facciamo vedere i piedi di queste Stray-Itas per farvi vedere che c'è qualcuno oltre a noi mezz'ora prima della scuola. È arrivato anche qualcun altro, cioè praticamente è pieno di pazzi qui. Allora ecco, qui c'è la mamma. Ciao, mi potete parlare, potete parlare. Ciao dei manichini. Poi è arrivato un altro marziano qua, ecco, vedete, un bambino. Tu che scuola, classe farai? Io faccio la prima E. Grande emozione! No, io in realtà ho baratto. Iniziato alle... Okay. Allora, io in realtà ho iniziato il... Ho già il fatto? 9. Perché? Sì, e non lo so. No, cioè, scusate, qui è pieno di pazzi. Allora, c'è un bambino che fa la prima media che ha iniziato il 9, cioè non lo so, l'hanno fatto entrare prima. Poi ci sono altre bambine qui, una bambina che inizia la prima media. Allora, facciamo bene tutti gli auguri a tutti i bambini che fanno la prima media, ma anche la prima superiore, cioè magari c'è qualcuno che ci segue, non si sa mai, e anche la prima elementare, ma comunque auguri a tutti, anche se fate la seconda, la terza, la quarta, cioè qualsiasi classe voi facciate, ok? E auguri anche alle mamme che vi dovete sopportare tutto questo, perché io sto già uscendo pazza. Va bene. La maestra! Ciao! C'è la maestra, che figure, ci ha beccato la maestra! Comunque io dico, cosa facciamo? Ce la facciamo andare a farci un cappuccino o arriviamo tardi? No, non ce la facciamo. Non ce la facciamo? Dopo. Ma io ho fame. Dopo. Mi sono dovuta spostare di qua, Stray-Itas, perché finalmente iniziano ad arrivare tutti i bambini e le bambine, ragazzi e ragazzini, come vi volete chiamare, della scuola media. La piazza è già, non dico gremita, però c'è già qualcuno. Ecco qui Sofì. Ma che belle scarpe, Sofì, nuove. Rischiavi di venire infradito tu stamattina, lo sai? Perché non avevi più scarpe. È appena suonata la campanella, mi sono spaventata, ma non è Sofì che deve entrare. Ecco qua, vedete, sono altri ragazzi. Stanno per entrare. Ciao, buon inizio. Ciao, Sofì. Sofì è già entrata a scuola insieme ai suoi compagni di classe, quindi è andata velocissima, praticamente non mi ha neanche salutata, ma vi rendete conto? A parte che già non voleva fare le foto con me, l'ho obbligata, e tanto non c'era nessuno che ci guardava, però mi ha salutata proprio così. Allora, visto che è successa questa cosa, io adesso mi consolerò con la nonna Rosy, perché siamo al bar. È arrivato il cappuccino, le brioche. Eccoci qua con la nonna Rosy. Allora, come state? Emozionante vedere Sofì che entrava a scuola? Incredibile. E ci siamo svegliate prestissimo, ma adesso ormai saranno già le 8:20, 8:30. Quindi buon appetito a tutte le mamme che adesso staranno facendo colazione con me. Ok, vi facciamo vedere che cosa fanno le mamme quando voi siete a scuola. Adesso sono qui sempre con la nonna Rosy. Siamo qui in una cartoleria perché dobbiamo ritirare i libri di scuola di Sofì, che ancora non abbiamo ritirato perché fino adesso, ricordiamoci, eravamo sempre in vacanza.
e poi devo riportare la nonna Rosy a casa sua, perché sì, anche lei ha una casa, non vive con noi, quindi al ritorno andrò solo io a prendere Sophie all'uscita, che oggi esce più presto, a mezzogiorno. Credo che un po' tutti voi, come primo giorno di scuola, uscirete prima. Ciao Estrellitas, sono al volante, c'è il semaforo rosso e ho giusto un secondo per dirvi che ho riportato la nonna Rosy a casa con le sue valigie, perché appunto eravamo appena tornate dal Messico e non ha fatto in tempo a salutarvi perché eravamo di strafrettissima, visto che sono le 11:40 minuti e a mezzogiorno e 5 esce Sophie da scuola, dal suo primo giorno di scuola. La nonna Rosy vi saluta tanto e andiamo insieme a prendere Sophie e vediamo come sarà andato questo suo primo giorno di scuola. E intanto volevo dire che so che non tutti iniziano la scuola oggi, ci hanno scritto alcune Estrellitas che la inizieranno il 14, comunque in bocca al lupo a tutti. Ok ragazzi e ragazze, ho parcheggiato, chiudiamo la macchina e adesso mi piazzo davanti alla scuola ad aspettare Sophie, che a minuti dovrà uscire. Vediamo che cosa succede. Ci siamo. Stiamo aspettando il momento X. Forse arrivano. Eccoli, stanno arrivando. Buongiorno. Com'è andata? Bene. È andata bene. Qui c'è anche la migliore amica di Sophie. Spostiamoci di là, dai Sophie, così mi racconti un attimo. Vai. Attraversiamo. Estrellitas, volete vedere la mia faccia da drogata quando guardo il sole? Vediamo com'è. Oppure quando c'è il sole, guardate. Sì, quando bisogna fare le foto lei fa queste facce. Mi sembrano... Allora, facciamo foto ricordo? Pronti? Bellissima. Una tragedia, Estrellitas, tutte le foto così. Attraversiamo, dai. Allora, com'è andato questo primo giorno? Ci volevano rinchiudere dentro la scuola. Come? Perché noi dovevamo uscire alle 12:10 e siamo uscite alle 12:13. Ah. 3 minuti dopo. Vabbè, dai, 3 minuti. Abbiamo dovuto raccontare le nostre vacanze. Ah. Una maestra ci faceva le domande, noi dovevamo alzare la mano, tipo ci domandava qualcuno ha visto un lago e bisognava alzare la mano chi l'aveva visto e dopo chiedeva quale lago. Guardate qui, abbiamo un compagno di classe e un altro compagno di classe qua, ecco qua. E qui c'è la migliore amica di Sophie. Va bene, allora io voglio sapere dalle mamme in ascolto, ma anche i vostri figli vi dicono che non è successo niente? Ma è successo solo questo! Vabbè, ok, ci crediamo. Allora io direi che adesso è arrivato il momento, Sophie, di andare a casa a fare i compiti! Non ci sono i compiti! Che fortuna! Vabbè, andiamo, dai! Sophie, allora il pigiamino ce l'hai già addosso. Va bene che stai sistemando le tue bamboline, però bisogna andare a letto. Guardate quante Barbie che ha Sophie. Anche voi avete tante Barbie? Guardate, la mia risposta è questa. Cosa stai facendo? Sophie? Però faccio sempre così, tocco il muro e... Ah, tu fai queste cose, io non lo so. Cosa stai facendo? Spacchiamoci una bella gamba, così iniziamo bene l'anno. Sophie, ma quando è ora di andare a letto? Io non capisco perché tu ti metti a fare queste cose. Vieni giù che poi ci guardano i bambini e si mettono a fare i pazzi coi mobili. E poi tutte le mamme sgridano me perché mi dicono che è diseducativo. Quindi non fate queste cose, è assolutamente vietato. Sophie, anche tu non farle più. Hai capito? Ci siamo intesi? Brava. Io non ce la posso fare. Dobbiamo andare a letto, Sophie. Alzati, dai, che è tardi. Domani c'è il secondo giorno di scuola. Aiuto! E poi volevo chiederti ancora due cose sul tuo... Qui? Sì, siediti. Volevo chiederti ancora due cose. Le Estrellitas sono curiose di sapere qualche dettaglio in più sul tuo primo giorno di scuola che hai fatto oggi. Innanzitutto non mi ricordo se avevamo detto di scrivervi. Allora, se anche voi
Vi piace andare a scuola? Oppure è stato bello il vostro giorno di scuola? Lasciate un like, iscrivetevi e cliccate la campanella. Che puzza! Com'è stato con i banchi? Hai scelto il tuo posto? Te l'hanno assegnato? Allora, le maestre ci hanno detto di scegliere noi i banchi per i primi due giorni, dopo per gli altri giorni non lo so. Sofì! Allora, ho una cosa da raccontarvi. Fatto! Allora, praticamente all'intervallo io stavo mezzo correndo, una bambina di prima media, non lo so di che classe è, lei stava correndo e allora ci siamo schiantate e io sono caduta per terra. Oh mamma mia, e ti sei fatta male? No. Tu sei andata a scuola con queste treccine? Niente, non ce la possiamo fare. Sofì, tu sei andata a scuola con queste treccine, ma cosa stai facendo? Io non la tengo, io stasera non la tengo. No. Foto! Ok, noi un video normale, neanche quando c'è il primo giorno di scuola, che è una cosa normale, non riusciamo a farlo. Allora, tu hai le treccine, bellissime, perché è una conseguenza di... stiamo degenerando con tutte le cose. Adesso facciamo vedere tutta la tua camera, non lo so io, sì, l'unicorno, bello. Stavo spiegando alle Strelitas che perché tu hai queste treccine, perché se avete visto il video, ve lo lasciamo qui di fianco, ti sei praticamente trasformata sirena. E questo ti è rimasto. Vabbè, non ce la facciamo, non riesco neanche a parlare con voi, Strelitas. Io dico che adesso ci diamo la buonanotte, perché è inutile. Viene fuori un video no sense, un video senza senso. Ma voi vi rendete conto che questo video era partito così bene, con la scuola così, e adesso è degenerato, è pazzo? Pure. Allora, Strelitas, per favore, datemi un supporto morale a me come mamma, capitemi, perché io devo sopportare tutto questo e devo anche andare a letto anch'io, e con una pazza del genere non riuscirò neanche a dormire stanotte, perché se questa continua tutta la notte a fare i circhi, io... Allora, meno male che tu dormi nel tuo letto, perché la nonna l'abbiamo accompagnata a casa sua e io me ne dormo nel mio, non osare venire da me stanotte. Allora, Strelitas, facciamo una bella cosa, fatemi spegnere un attimo le luci, ritorno fra un secondo, perché se no qui lei non si calma, ok? Va bene. Allora, accendiamo la nostra lampada, la mettiamo verde. Noi la accendiamo perché è bello il colore, ma io riesco a dormire anche con il buio, anche con il buio pesto, e voi? Speriamo che anche per voi, ci avete già scritto in tantissimi, ce ne sono tanti di voi che hanno cambiato e stanno facendo la prima media, qualcuno delle superiori, tanti che fanno la prima, la seconda, la terza, la quarta, e anche come te la quinta elementare, ok? Allora, speriamo che il vostro primo giorno di scuola e i giorni a seguire stiano andando bene, e fateci sapere magari una cosa bella che vi è successa a scuola o una cosa brutta, quello che volete, lo scrivete qui sotto nei commenti. Ma ora è arrivato il momento dei saluti e della nanna della buonanotte. Quindi vi mandiamo tanti besitos assonnati. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao, buonanotte. Fate dolci sogni, eh?